Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di Around the Table. Oggi andiamo a Round Lego e andiamo a Round Lego montando uno dei set più interessanti quest'ultimo periodo. Sto parlando della Lego Star Wars Helmet Collection dedicata a Boba Fett, il nostro mandaloriano preferito prima del mandaloriano, tornato in auge grazie al mandaloriano e che poi mandaloriano non è proprio. Oggi monteremo insieme questo set e lo vedremo da vicino. Sediamoci attorno al tavolo e montiamo insieme la Lego Star Wars Helmet Collection dedicata a Boba Fett.
Questo è il casco di Boba Fett completato. Lo vediamo un attimo a 360 gradi. Con il suo visore. Molto bello. Ho avuto una serie di problemi durante il montaggio, come avete potuto vedere dal fast forward, però vabbè, nulla di complicatissimo. Poi ho risolto. Mi ero dimenticato di mettere queste plate su durante la costruzione. Questo lo alziamo. Davvero molto molto figo. Ciao Boba. E questo è l'elmo di Boba Fett. Ho trovato questo set molto soddisfacente da montare, anche se ho avuto un po' di problemi durante la realizzazione del set. Nel video avevo dimenticato di apporre queste plate, come ho fatto vedere alla fine del video, e ho avuto un po' di problemi, forse dovuti anche al fatto che non sono bravissimo a montare i Lego davanti alla telecamera. È molto bello, è molto soddisfacente da montare ed ha una dimensione adatta ad essere esposto un po' ovunque. Parlando di esposizione, vi consiglio di esporlo in questa campana che ho acquistato in Ikea qualche anno fa. Questa dovrebbe essere la dimensione più grande e ci entra perfettamente. Onestamente non vi so dire se anche gli altri elmi entrino in questa tipologia di campana, ma lo trovo un ottimo metodo per esporla e per preservare il Lego dalla polvere. A questo punto però mi aspetto di sapere da voi cosa ne pensate della Helmet Collection e se la metterete nella vostra collezione, soprattutto quale. Io sono indeciso se continuare a acquistarle, anche perché ho quasi finito lo spazio e soprattutto non ho più campane del genere. Ovviamente vi invito a scrivere qui in un commento su YouTube, ma anche su Facebook, Instagram, Tumblr e Twitter. A questo punto non resta altro che salutarci e darci l'appuntamento sempre qui, sempre Around the Table. Ciao Boba e questa è la via!